Sta filmando? Ma riprende, che Tutto, cosa prende riprende? tutta la Già detto, davanti. adesso Tutta girata avanti. la davanti. Perfetto. Allora, visto che il concetto di datum, diciamo, TRS e TRF è un po', diciamo, non è ancora chiarissimo, e quindi non vorrei all'esame che venite, che cos'è il TRF, il trattamento di fine rapporto? No, TRF, allora, abbiamo detto un datum, detto anche TRS, Terrestrial Reference System, non è altro che un sistema di riferimento, quindi un qualcosa di immateriale. E quindi, diciamo, scevro da errori anche. Quindi, anziché noi adesso facciamo un esempio, invece di fare un TRS, che è una cosa complicata, facciamo un semplice sistema di riferimento sulla lavagna. Nessuno di voi ha un righello, immagino. Va bene, fa niente. Guarda, solo una donna poteva fare. Ah, sì, allora, questo è un normalissimo piano cartesiano che noi abbiamo visto alle lezioni di matematica dalle scuole elementari, probabilmente. Allora, questo corrisponde a un datum. Diciamo, se questo fosse qualcosa di più complicato che abbiamo visto prima, ellissoide, esterna di assi, eccetera. Questo è il nostro datum. Cosa comprende questo nostro datum piccolo, no? È un fratello minore di quei datum più, diciamo, più complessi. Comprende un sistema d'assi ortogonali fra loro nel piano e un punto origine. Cioè noi abbiamo punto origine, asse X e asse Y. Sono tre. È un insieme di sole tre informazioni che abbiamo. Questo è un TRS e ora chiaramente come l'ho disegnato io sulla lavagna potrebbe, no potrebbe, sicuramente contiene degli errori perché i due assi non saranno perfettamente perpendicolari, però il vero TRS non è quello che io ho disegnato sulla lavagna, è quello teorico. Quindi non contiene errori. Allora, io adesso magari sto qui in un punto e vorrei conoscere le coordinate in questo sistema di riferimento, perché insomma, devo piazzare, devo conoscere le coordinate di qualcosa che mi interessa. Allora, io non dovrei fare altro che misurare le coordinate x, questa qui, e y di questo punto. Però cosa può succedere? Che io potrei per qualche motivo non riuscire a vedere i due assi. Non ho niente, io vado sul territorio, immaginiamo quello dell'antichità, la terra piatta, no? Vado in un punto, però non riesco a vedere questo asse e nemmeno quest'altro, o perché troppo lontani, o perché c'è qualcosa in mezzo, quindi non so come misurare le coordinate di questo punto. Quindi conoscere il mio sistema di riferimento in questo caso non mi serve a niente, cioè un'informazione incompleta per me che voglio conoscere le coordinate di questo punto. Allora, che succede? Proprio perché i geodeti non sono tanto più fessi di noi, cosa fanno? Diciamo, sia gli scienziati, i tecnici, con la collaborazione degli stati, degli enti che mettono i soldi, costruiscono delle reti. Sulla nostra lavagna, noi che possiamo fare? Possiamo, per esempio,
stabilire con una squadra di grande precisione messa a disposizione da il dottor Malerba, il nostro sponsor, diciamo. Allora, stabiliamo le coordinate di alcuni punti con appunto questo sistema di grande di alta precisione. Allora, questo punto, per esempio, ha ascissa 20 centimetri. Questo qui. È ordinata, visto che abbiamo la squadra, è ordinata 20, io sto senza occhiali, 25. Quindi questa è il punto 20-25. E poi misuro quest'altro punto, cerchiamo di spiegarci, magari questo punto è 15. Ma questi sono i punti trigonometrici. Questi sono, come dire, i corrispondenti dei punti trigonometrici. Anzi, mettiamoci il triangolo. Dopodiché misuro il punto di coordinata 11 contro 5. Questo è 11, 5. Se vogliamo metterci il punto e virgola, così è sicuro che non è un decimale. Allora io, ecco, questi due punti sono un embrione di TRF, cioè di una rete che poi, diciamo, qualsiasi ente la fa più fitta, no? Una rete di punti tutti questi punti costituiscono la rete che viene chiamata TRF. Qui i nostri sono punti sulla lavagna. I punti dei TRF seri sono sul territorio e da alcuni decenni, oramai un bel po' di decenni, credo forse dagli anni 80, non mi ricordo, sono anche sui satelliti, cioè noi, oltre alle coordinate esatte, tra virgolette esatte, c'è cioè un errore molto piccolo, di questi punti, noi conosciamo anche le coordinate dei satelliti, cioè è come se questi, alcuni di questi, li costruissimo nello spazio, in orbita intorno alla Terra. Quindi, adesso che noi abbiamo a disposizione un TRS che è costituito dai due assi e dal punto origine, abbiamo anche un TRF, questo è il Terrestrial Reference System, abbiamo anche un TRF che è l'insieme di, cioè una realizzazione del TRS, viene chiamato realizzazione o materializzazione del TRS, che è basato sul TRS, ma è costituito dall'insieme delle coordinate di tutti questi punti. No, non ne abbiamo. Questo è il TRF.
Adesso, se io voglio misurare le coordinate del campanile di Valenzano, della chiesa di Valenzano, questa qui, non devo più traguardare, cioè, gli assi. Ma cosa posso fare? Con uno strumento di precisione accettabile, io posso traguardare questo punto e questo, anzi, anche questo forse se è visibile. Però, diciamo, se non è visibile, io posso avere due o tre punti o più, nei quali mi metto qua sopra col mio teodolite e determino le coordinate piane, o meglio, diciamo in questo caso latitudine e longitudine, e anche la quota, se mi serve. Quindi adesso che io ho TRS e che mi hanno costruito anche un TRF prima che io arrivassi in questo posto, cioè nei decenni precedenti, adesso posso battere con sufficiente approssimazione le coordinate di questo punto, perché il TRS è stato realizzato, materializzato in un TRF. Attenzione che per ogni TRS ci possono essere diversi TRF, a seconda, perché questi 1, 2, 3, 4 punti possono essere stati realizzati, conclusi nel 1997. E quindi questo si chiamerà Pinco Pallino 1997. Il TRF? Avranno lo stesso nome, TRS e TRF. Porterà però all'anno, in genere portano l'anno di realizzazione. Poi questi punti si possono infittire nel tempo, no? E quindi costituire un nuovo, possono anche magari aumentare la precisione di questi. Quindi su questo stesso TRF, magari nel 2006 viene costruito un nuovo TRF più preciso e più fitto, con più punti, che porterà accanto al suo nome l'anno di edizione, diciamo l'anno di realizzazione, che sarà magari 2006. Ecco, va bene, poi continuiamo la prossima volta. Grazie, scusa per...